Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi unboxing in collaborazione con il sito VIP Cross Stitch. È la mia primissima collaborazione con questo sito. Questi Cormes tratta appunto il punto a croce. Quindi se siete anche voi interessati al punto a croce, seguite questo video. In pratica questo è il sito, si chiama appunto vipcrossstitch.com ed è davvero pieno zeppo di tele di tutti i tipi. Quindi vi mostro qui, ovviamente in basso troverete la parte per tradurre il sito in diverse lingue. Noi selezioniamo appunto l'italiano e ovviamente l'euro e poi andiamo a spulciare il sito fra anche i nuovi arrivi, tutte le varie tele, tutte le varie cosine davvero molto molto interessanti e davvero molto carine. E ovviamente poi nel sito ci sono anche delle promozioni, vedete sotto c'è scritto ottieni 5 al prezzo di 4, quindi ci sono davvero tantissime tele, una più bella dell'altra. Ci sono anche diverse tematiche, ci sono anche quelle, adesso è passato San Valentino, ma c'erano anche a tema San Valentino, ci sono a tema natalizio, tema estate, tema autunno, tema primavera, ci sono quelli a tema animazioni. Ci sono davvero tantissime, cioè non so se si nota, ma solo nella sezione nuova sono presenti 110 pagine. Quindi sono davvero tante, 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 tante tele, una più bella dell'altra. C'è anche la possibilità di andare a personalizzare la vostra tela. Tipo, non so, avete una fotografia che vi piace talmente tanto che volete trasformare questa fotografia in un quadro realizzato appunto a croce. Perché no? Basta ovviamente inviare la foto e poi, a seconda della dimensione che volete, potete andare a personalizzare la vostra tela. Vi lascio il link in descrizione per andare a spulciare questo sito che ha una vasta scelta. Adesso vi mostro cosa ho scelto io da questo sito. Io ero davvero molto molto indecisa perché, ripeto, ha davvero tantissime cose interessanti. Il primo, proprio partiamo proprio con il botto, che appena l'ho visto me ne sono innamorata. Sono dei segnalibri a tema Harry Potter. Io, una piccola fan di Harry Potter, non potevo lasciarli lì e quindi ovviamente li ho scelti. All'interno di questo kit è presente tutto, dall'A alla Z, per poter realizzare appunto il segnalibro. Adesso lo apriamo insieme. E vi mostro cosa c'è all'interno. Questo ovviamente credo che sia il codice del prodotto. Ecco qui. All'interno ci sono ovviamente i due segnalibri già ritagliati e poi ci sono gli aghi, la nappina, ed eccola qua. C'è anche, credo che sia inchiostro, e poi ovviamente le matassine per andare a ricamare, selezionate appunto per colore. Adesso sono un po' aggrovigliate ed eccole qua. Basta rigirarle e poi ci sono tutte le tonalità per poter appunto realizzare il segnalibro di Harry Potter. Quindi vado ad avvolgere di nuovo il tutto e questo vedete come è la realizzazione finale del segnalibro con appunto la nappina messa in questo modo. Davvero molto carina, io non vedo l'ora di iniziare. E ovviamente sul retro c'è anche lo schema perché ci sono tutte, vedete, sono numerate e ogni numero ovviamente corrisponde al colore esatto, tipo il 2 corrisponde al 310, che ovviamente è il nero, quindi è davvero molto intuibile. E per chi fosse alle prime armi e non sa sperimentare con il punto a croce, rieccomi, scusate l'interruzione. Vedete, qui è illustrato come andare appunto a creare un punto e poi andare man mano a realizzare tutta la decorazione appunto a tema Harry Potter. Io lo adoro, quindi sicuramente andrò a realizzarla.
e poi andrò ad inserire questo segnalibro all'interno del libro di Harry Potter, perché no? Poi il secondo kit è questo. Questo qui è un kit che presenta all'interno anche il telaio. In pratica, alcuni di questi kit, alcuni c'è proprio specificato all'interno della descrizione che c'è appunto il telaio, e altri invece dove il telaio viene venduto a parte. Quindi all'interno c'è il telaio e poi tutto il kit per la realizzazione di questo disegno. Aspettate che vi apro, ecco qua, e c'è anche ovviamente tutte le istruzioni per fare i vari punti, perché questo rispetto a quello di Harry Potter, ovviamente questo qui è un po' più complesso perché all'interno ci sono presenti diversi punti per realizzare questo disegno. Il disegno è questo qui, è stupendo, io già me lo immagino realizzato, e poi voglio appenderlo ovviamente alla parete della mia cameretta. E ovviamente, come vedete, ci sono tutte le istruzioni per realizzare ogni singolo dettaglio. E ovviamente questo è il kit con all'interno la tela. La tela in questo caso già c'è il disegno e voi dovete solamente andare a mettere questa tela nel telaio e poi ovviamente fissarlo e poi ovviamente andare a ricamare con tutte queste bellissime colorazioni, sono una più bella dell'altra. Ed eccole qua. E poi c'è anche ovviamente questo per poterlo appendere. Vi mostro anche il terzo kit. Siete pronti? Perché questo terzo kit è uno spettacolo. Non so se avete mai visto il film di animazione di Miyazaki, prodotto dallo studio Ghibli. Sto parlando appunto del mio vicino Totoro. Io lo adoro, quel film di animazione. E non poteva mancare appunto il portachiavi di Totoro. Ed eccolo qua, guardate, c'è anche la versione con la carotina, con il cappellino e anche questo qui. Cioè, sul sito ne troverete davvero tantissimi, sia di segnalibri sia di portachiavi. C'è il mondo. Qui c'è anche ovviamente l'imbottitura perché c'è sia la parte davanti che sia la parte retro. Questo è il kit. Qui ho preso appunto quello lì con la fogliolina e ovviamente dentro questo è un punto a croce diverso perché è formato appunto con le perline, quindi non vedo l'ora di realizzarlo. E come dicevo prima, c'è sia la parte davanti sia la parte retro e poi ovviamente ci sono tutte le colorazioni di perline che ci servono per poter realizzare il nostro Totoro. E poi ovviamente c'è il nylon, non so se si vede, poi c'è il filo, poi c'è il portachiavi e in basso qui ci sono anche diversi aghi. Ed eccoli qua, io non vedo l'ora di realizzarlo. E poi qui ovviamente c'è la spiegazione qui in basso, aspettate, tolgo il tutto. C'è la spiegazione qui in basso di come si realizza appunto il punto a croce, però con le perline, come si vanno a fissare tutte le perline. Ovviamente questo è un esempio per poter realizzare questa scritta. Ed è davvero molto carino. Poi c'è, vedete, anche il coniglietto. Io l'adoro. Questo kit è spettacolare. Ho preso anche questo kit davvero interessantissimo per realizzare questo fantastico. Aspettate che lo tolgo dalla confezione. Eccolo qua. Per realizzare questo fantastico portafortuna in stile appunto cinese. Questa è sempre l'imbottitura. Poi all'interno è presente. Ovviamente è formato su tre lati. Aspettate
aspettate che, ok, quindi c'è la tela con già il disegno sopra, e se non erro questi simboli dovrebbe essere pace, amore e prosperità, se non erro. Magari c'è scritto altro e però questo dovrebbe essere pace, amore e prosperità. Questo poi è il nodo della fortuna, e poi all'interno non lo apro di più perché credo che ci sia un pacchetto di perline che si è aperto, quindi di qualche perlina svolazza. C'è appunto sia il colore rosso che giallo, ci sono anche sempre gli aghi, queste perline che vanno a decorare ulteriormente la nostra creazione, due colorazioni di perline, e poi c'è questa bellissima nappina lunghissima, e questo è l'effetto, vedete, che devo appunto ottenere. Una volta ricamati i tre lati, dopo andrò a cucire ogni lato per andare a realizzare questo portafortuna. Ecco, io lo chiamo portafortuna, magari anche in questo caso c'è un nome adatto che al momento mi sfugge. Ed ecco qua, io sono davvero molto molto contenta di tutti i kit che ho scelto da questo sito, che si chiama appunto VIP Cross Stitch. Io vi invito a spulciare il sito. Spero che questo video unboxing sia stato di vostro gradimento. Ringrazio ovviamente di nuovo il sito VIP Cross Stitch per la collaborazione. Un bacione e a presto con nuovi video. Ciao!